La finale play-out di prima categoria, girone A, ha visto di fronte al comunale Azzurri di Casa del Diavolo i locali del Resina in maglia nera che hanno affrontato gli ospiti dell'Atletico Gualdo in maglia bianca. Ha diretto il signor Santi di Città di Castello, assistenti la signorina Roccaforte e il signor Goretti di Perugia. Partono in avanti gli ospiti dell'Atletico Gualdo Fossato. E dal quinto, primo pericolo per i locali del Resina ad opera di Bettelli. La sua conclusione è di molto oltre la traversa. Al 27esimo, la conclusione del neo entrato Cormadi sfiora la base del palo della porta difesa da Caprini. I locali del Resina trovano qualche difficoltà a superare la difesa degli ospiti dell'Atletico Gualdo, che si ripropongono con veloci ripartenze sulle fasce. 3 minuti di recupero concessi dal signor Santi, al termine dei quali il primo tempo tra Resina ed Atletico Gualdo finisce sullo 0-0. Riparte la seconda parte della partita ed il primo tiro in porta è degli ospiti, ad opera del neo entrato Comodi. Caprini blocca a terra. Al sesto minuto Comori compie un ottimo intervento sulla conclusione di Bettelli, evitando la marcatura ospite. Arriviamo al dodicesimo, la conclusione del neo entrato Cenciarini si perde di poco a lato. Quindi al ventitreesimo c'è la punizione dal vertice dell'area di Pecci che impegna Caprini alla deviazione aerea. Col passare dei minuti il Resina alza il baricentro, ma di conclusioni pericolose non ne rileviamo. E dopo 5 minuti di recupero la partita termina sullo 0. Si va quindi ai supplementari. Il primo tempo supplementare non offre azioni di rilievo e quindi passiamo al secondo tempo supplementare dove le due squadre continuano ad affrontarsi a centrocampo. A pochi secondi dal termine, Guidubaldi tira, Caprini blocca e qui termina l'incontro sullo 0-0 con il Resina che resta in prima categoria e che festeggiano sia in campo sia dentro gli spogliatoi e con l'Atletico Guardo che purtroppo retrocede in seconda. Sì, è stata una partita molto sofferta, ma noi in settimana avevamo già preparato questa partita che ci poteva stare. Loro è un'ottima squadra, una squadra ben compatta. Non era semplice giocare anche con questi primi caldi che purtroppo poi nel campo si sentono. Sì, effettivamente il risultato ci penalizza, abbiamo fatto, secondo me, una grandissima partita, meritavamo qualcosa in più. Purtroppo ci portiamo dei problemi dall'inizio dell'anno che mancando una punta di ruolo, così. Non finalizzate. Quello che viene creato, esatto.